Allora, siamo con l'assessore all'ambiente, Manuel Magliani, perché la notizia del giorno, a dire la verità, era la notizia di ieri, però rimane la notizia del giorno, è quella dei rifiuti di Roma che sono in arrivo anche a Civitavecchia. In conferenza stampa lei ha sottolineato che il processo praticamente già è in corso. Come avete accolto questa novità e questa notizia? Ma sicuramente non bene, come è stato detto nel corso della conferenza stampa dal sindaco. Le parole del sindaco sono abbastanza eloquenti sul punto. Noi ci siamo messi a disposizione fin dal primo giorno per collaborare con tutte le forze politiche affinché vengano risolti i tanti e gravosi problemi che ci siamo ritrovati davanti. Uno fra tutti, l'esempio lampante, è quello della crisi, del tavolo di crisi per Torre Nord. Ci siamo messi a disposizione prescindendo da colori politici, da maggioranze, da minoranze, con spirito di servizio. Questa cosa si è svolta nella massima trasparenza. Abbiamo partecipato ad un incontro in regione lunedì scorso proprio per il tavolo di crisi di Torre Nord e quindi ci aspettavamo un maggiore coinvolgimento anche per veicolare questo tipo di problematica che certamente, non essendo noi persone né rissose né assolutamente incapaci di comprendere le problematiche di chi amministra, avremmo sicuramente potuto comprendere e gestire meglio una vicenda che probabilmente non si è voluto condividere, un problema che non si è voluto condividere con questa amministrazione. Forse avremmo potuto evitare un allarmismo che c'è oggi di fatto, perché chiaramente ieri pomeriggio la notizia apparsa sui social è deflagrata generando appunto uno stato di allerta nella popolazione notevole, anche in considerazione del fatto che ci ritroviamo una raccolta differenziata a Civitavecchia che non va assolutamente, non è probabilmente questione di mezzi o di uomini, ma è questione probabilmente di ripensare da un punto di vista proprio concettuale la raccolta differenziata che così come è stata fatta probabilmente non funziona. I correttivi che ci sono stati presentati nei giorni scorsi, a mio giudizio, sono assolutamente inconsistenti e lacunosi. Quindi io credo che bisognerà studiare parecchio per risolvere il problema della differenziata, ma lo faremo con grande serenità e prendendoci il tempo necessario perché vogliamo dare una risposta definitiva e non attraverso dei palliativi che comporterebbero ulteriori sacrifici alla nostra città.